Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Riaprono la didattica in presenza anche le terze classi e le elementari. Abbiamo chiesto ai genitori di Torre del Greco cosa ne pensano di questo ritorno fra i banchi, sempre più rallentato. E ora, consueto punto, con l'emergenza Covid nel Vesuviano, ieri si sono registrati solo 5 nuovi positivi a Torre del Greco, ma la città è stata funestata da un nuovo lutto. E passiamo ora alla cronaca, con la Guardia di Finanza che ha sequestrato 5.000 capi di abbigliamento contraffatti a Casoria. E Procida è capitale della cultura per il 2022, ad annunciarlo oggi il ministro Franceschini. E mentre Procida festeggia la cultura, a Torre del Greco protestano le principali compagnie teatrali. Il comune tratta la cultura come una merce, sostengono. E in chiusura lo sport con la Turris che ottiene un nuovo pareggio contro la Vibonese in casa. Questo e molto altro nei nostri servizi. A partire da oggi è consentito il ritorno in presenza fino alla terza elementare, oltre per le classi dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. È quanto disposto da un'ordinanza che sarà firmata domani dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'unità di crisi si è riunita venerdì pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nella scuola e per decidere la linea da seguire. Non è consentita la refezione scolastica per evitare momenti in cui i bambini possano stare a contatto senza mascherina. Intanto si procede a predisporre un monitoraggio capillare. È dato mandato alle ASL di distribuire ai medici di medicina generale test antigenici per il controllo della situazione dei contagi del personale della scuola, docente e non docente, con priorità per chi già è impegnato nella didattica in presenza. I genitori di Torre del Greco alle nostre telecamere hanno manifestato tranquillità sul ritorno fra i banchi dei figli. Anzi, molti sperano in un ritorno completo alla didattica in presenza per tutte le classi di ogni ordine e grado. Forse De Luca è un po' esagerato, poteva fare entrare terza, quarta e quinta oggi tranquillamente delle elementari e proprio seguire con il suo programma, no? Fino all'ingresso delle superiori il 25. Quindi lei crede che si poteva anche accelerare un po' il tempo d'ingresso? Sì, perché non vedo la differenza dal fare entrare solo una classe per volta. Per me è una grandissima cosa che sono rientrati i bambini a scuola, perché a casa per loro era una brutta cosa. Cioè non riuscivano proprio a capire il concetto della scuola, si era perso tutto. Una didattica che sicuramente era molto differente, quella da casa, che a volte non riusciva neanche a essere così efficace come quella in presenza. E certo, sì, perché in presenza è un'altra cosa, a casa se ne approfittavano dei genitori, quindi non rispondevano mai, la didattica a scuola è un'altra cosa. C'è tanta paura e tensione, però io sono per il ritorno a scuola perché la didattica a distanza ha fatto poco, per fortuna c'era, ma poco. Ritorno a scuola rallentato, troppo veloce. Noi vediamo da un'altra città e la scuola lì non ha mai chiuso. Venire qui e trovare chiusa la scuola per noi non è stato facile, ecco. Rientra a scuola, oggi rientrano le classi terze delle elementari. Rientro troppo veloce o troppo lento? No, sicuramente lento. È stato un bene che siano ritornati perché i bambini hanno perso proprio tutto quello che era la scolarizzazione acquisita in questi 3 anni, nel nostro caso, perché i nostri bimbi stanno in terza elementare. Quindi è stato piuttosto lento. La didattica a distanza che appunto non ha le stesse caratteristiche di una didattica in presenza, soprattutto per la scuola elementare che è fondamentale. Noi abbiamo degli ottimi insegnanti che comunque ci hanno dato tutto il supporto possibile, ma comunque l'insegnamento a distanza, e ce lo conferma la signora, che un insegnante non è l'ottimum, quindi siamo contenti del rientro. Spero che questa condizione coinvolga anche gli altri gradi, perché veramente questi bambini, ma poi i ragazzi, hanno bisogno di andare a scuola, hanno bisogno del contatto con gli insegnanti, del contatto con i loro coetanei. Sono una nonna e preghiamo tutti i giorni per questi bambini, che ritornerebbero alla normalità, perché non è una brutta cosa che hanno avuto per loro, quindi. E loro dicono tutti i giorni: nonna, ma quando passa? E io
noi ripetiamo sempre, passerà nonna, passerà, verrà il giorno che sarete tutti assieme con gli altri bambini, perché i bambini ne stanno soffrendo molto di questa cosa. Dal punto di vista di un docente, quanto è stato complicato o diverso approcciarsi ai ragazzi? Allora, è stato non solo diverso, ma molto complicato, soprattutto per chi era abituato a, con i ragazzi a comunicare e a fare progetti, a fare compiti di realtà. In didattica a distanza è tutto molto più difficile, complicato, perché siamo a casa propria, ognuno nelle proprie realtà e non tutti hanno le stesse possibilità di fare tranquillamente didattica a distanza. Io stessa con due bimbi piccoli in casa, una che va alla scuola dell'infanzia, ho avuto serie difficoltà nel poter gestire i bambini a casa e me durante la didattica a distanza, e poi in ogni caso mi sono anche demotivata come docente, perché stare lontani e dover insegnare una lingua straniera non è per niente facile, perché insegno lingue straniere, quindi insomma non è stata veramente una bella situazione. A Torre del Greco sono stati registrati nel weekend 19 nuovi casi di positività al Covid-19 ed una sola guarigione. Comunicato inoltre un decesso di un soggetto classe 1947. Continua così a mutare il bilancio dei contagi da Covid-19 nella città. Sono 25 i soggetti ospedalizzati, 355 posti in isolamento domiciliare, 2441 guariti e 81 deceduti. Nella giornata di venerdì 15 gennaio sono stati registrati a Ercolano 20 nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di 10 nuovi guariti. Al momento quindi i positivi sono 356 a fronte di 1708 guariti. Dall'inizio della seconda ondata i tamponi effettuati sono 14.178. Nella settimana dal 10 al 17 gennaio 2021 a Portici sono stati registrati 50 nuovi casi di positività al virus su un totale di 759 tamponi effettuati ai cittadini. La percentuale di positivi sul numero di tamponi si assesta sul 6,58%. A Torre Annunziata sono 122 nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati negli ultimi 4 giorni. Al contempo si certificano anche 31 guarigioni. Sono 339 cittadini attualmente positivi, 328 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Sale a 1760 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1390 guarite e 31 decedute. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria 5.000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griff contraffatte. I baschi verdi del gruppo Pronto Impiego hanno anche individuato un deposito nella disponibilità della stessa società, utilizzato per stoccare altre decine di scatoloni contenenti ulteriori indumenti contraffatti. Denunciato per contraffazione e ricettazione il rappresentante legale della società, un 41enne di Napoli. L'operazione si inquadra nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio, a tutela dell'economia sana e delle imprese oneste, oltre che della salute e dei diritti dei consumatori, e conferma che l'emergenza nazionale causata dal Covid-19 non ferma la piaga della contraffazione. La città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida, e la motivazione parla da sola. Il contesto di sostegni locali, regionali, pubblici e privati ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e diffusione tecnologica e le isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe determinare, grazie alla combinazione di questi fattori, un'autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell'isola si estende come un augurio per tutti noi. Procida è capitale italiana della cultura per il 2022. Ad annunciarlo questa mattina il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. È stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, dopo l'esame dei 10 progetti presentati alle città candidate.
La premiazione ufficiale si è svolta nel pieno rispetto della normativa anti-Covid per via telematica. Anche il nome della città vincitrice è stato comunicato al ministro tramite WhatsApp. Le finaliste erano, oltre a Procida, Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra. Entusiasmo sull'isola immediatamente dopo l'annuncio, un'euforia che trasmette anche il sindaco, incredulo, nel commentare l'importante traguardo. Penso che Procida possa essere considerata una metafora di tanti luoghi, di tante amministrazioni, di tante comunità che hanno riscoperto l'entusiasmo e l'orgoglio per i loro territori e che con questo titolo vogliono costruire un riscatto importante per le proprie terre. Siamo onorati, facciamo i complimenti a tutte le altre città di cui pure abbiamo visto i dossier, abbiamo studiato le loro proposte culturali e come la cultura per noi e per loro possa essere uno straordinario detonatore del piano strategico di rilancio. Vi ringraziamo per questa enorme opportunità storica per un piccolo comune, per una piccola isola che senz'altro coglieremo lavorando sodo per rendere orgogliosa l'Italia di questa bella scelta. Grazie Ministro! È la prima volta che un'isola minore ottiene un simile riconoscimento. A convincere il piano culturale presentato, ma anche e soprattutto la volontà di rivalutare piccole realtà, spesso tesori dimenticati del nostro paese. Cultura come mercanzia, il mondo dello spettacolo di Torre del Greco è in protesta. La pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova l'intero settore. Ignorati dallo Stato e ancor di più dalle amministrazioni locali, con eventi e manifestazioni bloccate, gli artisti stanno vivendo un periodo di totale abbandono. Eppure la cosa che più desideravano le compagnie torresi era poter tornare ancora in scena, anche senza compenso, anche senza biglietti, una qualunque soluzione per riportare bellezza e arte fra le strade cittadine. Così non è stato, la cultura a Torre del Greco è una merce che non si vende. I fondi comunali per l'estate e le festività natalizie sono andati ad altre attività ben lontane dall'amore e dall'impegno che i professionisti dello spettacolo dedicano all'intrattenimento. Questa la denuncia delle principali compagnie. Come movimento teatrale e culturale torrese ci sentiamo indignati. Ci sentiamo indignati di essere governati da politici che trattano la cultura come mercanzia. A settembre molti di noi raccogliemmo l'invito da parte di chi detiene tali deleghe ad animare per il periodo estivo una rassegna teatrale. Ci fu detto che non vi erano fondi per pagare le compagnie, ma per noi non era un problema. Volevamo dare un segno di speranza e di rinascita ai nostri concittadini attraverso la cosa che ci riesce meglio, il teatro. Lo stesso spirito in noi era animato per queste ricorrenze natalizie. Volevamo mettere a disposizione la nostra arte e stare vicini a tutti i torresi in questo particolare Natale, ma volevamo farlo insieme alle istituzioni comunali, perché riteniamo l'istituzione pubblica un faro e una guida per tutti i cittadini. Con questo spirito abbiamo protocollato diverse richieste d'incontro all'assessore di competenza, ma siamo stati ignorati e non abbiamo avuto la possibilità di confronto. Eravamo disposti a mettere al servizio di tutti i torresi la nostra arte e il nostro radicamento territoriale. Anche attraverso canali streaming, per offrire momenti di spettacolo e cultura, qualche ora lieta ai tanti torresi. In un momento storico come questo, dove le relazioni umane si sono distanziate, il teatro, la musica, l'arte, fatta dai torresi, per i torresi, sarebbe stato un mezzo per avvicinare le persone, per ritrovare quel senso di comunità cittadina. Altri comuni, le amministrazioni comunali, hanno invece sostenuto le attività artistiche di compagnie locali, comprendendo il difficile momento lavorativo che si vive e non rifiutando il dialogo, come ha fatto il comune di Torre del Greco, che attraverso un bando rimasto aperto solo pochi giorni ha assegnato 17.000 euro di soldi pubblici agli eventi e 15.000 euro per attività di proiezioni e videomapping sui palazzi per progetti e prestazioni discutibili sia in qualità che in audience ricevuti ad associazioni non torresi. A noi non interessa entrare nel merito della qualità del prodotto vincitore del bando. Quello lo lasciamo ai pochi spettatori che hanno seguito le puntate. Interessa porre l'accento sulla totale discernimento etico e culturale, sulla totale mancanza di politiche culturali, su una visione miope e opportunistica,
su di un'arroganza istituzionale da parte della lobby che gestisce, in maniera molto discutibile, tale asset, portando così ad un totale abbandono delle tante realtà culturali. Le politiche culturali non possono e non devono essere assoggettate a logiche di potere, ma devono essere libere, devono essere coscienza viva nel tessuto cittadino, devono essere momento di crescita individuale e collettiva per la comunità. Per questo chiediamo al sindaco di liberare almeno questo settore dal giogo politico ed affidarlo ad una figura terza, competente in materia. Da oggi in poi questo movimento sarà occhio vigile ed attento su tutto ciò che riguarda la cultura e porteremo all'attenzione della cittadinanza come verranno spesi i soldi pubblici. Diciamo tutto questo perché lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo al nostro pubblico e lo dobbiamo ai nostri concittadini. Abbiamo l'obbligo, come movimento culturale, di mantenere viva in città una coscienza collettiva che possa essere in futuro un momento propulsivo. Pareggio per 1-1 tra Turris e Vibonese nell'ultimo impegno dei corallini nel girone di andata. A Liguori gli uomini di Fabiano devono dare continuità agli ultimi risultati positivi per mantenere le distanze dalle zone pericolose della classifica. Ma sono i calabresi a rendersi più pericolosi nella prima parte di gara, prima con Tumbarello che chiama l'estremo della Turris a un difficile intervento, poi con Plescia che sfrutta un ottimo assist di Vitiello e con un bel pallonetto porta in vantaggio i rossoblù. La Turris risponde con Franco e Pandolfi, ma la porta di Marson resta inviolata. Nella ripresa corallini più propositivi, ci provano Tascone, Longo e Dinunzio, ma senza successo. A pochi minuti dalla fine però è Romano a svettare su un calcio d'angolo e riportare in parità la gara. A triplice fischio e parità con la Turris che continua la sua striscia positiva, tenendo lontana la zona play-out. Domenica prossima, secondo impegno consecutivo, in casa contro l'Avellino. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.